Oggi ho deciso di rimanere a casa, quindi faccio smart working da qua, anche perché non mi sono sentito molto bene, quindi ho detto vabbè, piuttosto che andare al lavoro scontento oppure darmi malattia, ho detto lavoro da casa e va bene così. Niente, adesso passo a pranzo, tra un po' mi rilasso un pochino guardando qualche video uzzo mentre mangio. Il menù prevede pasta con tipo il pesto e pomodorini, non ce li ho secchi purtroppo, quindi li dovrò mettere fresh così. Non voglio neanche cuocerli perché sennò diventa una poltiglia, quindi evitiamo. E molto semplicemente, poi oggi devo un pochino sistemare qua, magari questo pomeriggio finito il lavoro vado in palestra o vado direttamente tipo a comprare il regalo di laurea di un mio amico, vado a Decathlon e quindi potrei fare quello questo pomeriggio, poi stasera vediamo, sicuramente esco, devo capire se in centro, devo capire con chi, che ci sono le varie proposte, penso con la Eli e la Sara, ma bisogna vedere la Eli se riesce a liberarsi o meno. E poi poco fa sono riuscito anche, mentre qua si cuoceva, a finire le foto che ho editato, cioè che ho fatto, scattato ieri, quindi almeno adesso non ci devo pensare, non devo stare lì a lavorare o altro. Ah, in tutto questo devo anche consegnare i video dell'agenzia immobiliare che ho scattato sabato scorso, quindi magari adesso scrivo al ragazzo che gli giro già i video e tutto, così poi non ci penso più. E ci sono grandi progetti adesso, ragazzi. Facciamo passare agosto, che tra ferie e quant'altro non si riuscirà a fare molto. Però poi da settembre iniziamo a bomba tanti tanti progetti e vediamo se riusciamo a portarli tutti a termine, o meglio, quello sarebbe l'obiettivo. E innanzitutto devo anche sperare adesso che il titolo Tesla salga, perché ho fatto un investimento un po' sbagliato, che io ho dei titoli a lungo termine e invece altri dove faccio trading, e quelli di trading non sono, almeno l'altro giorno non sono andati benissimo, quindi devo aspettare che risalga per poter vendere almeno per arrivare in pari, ma purtroppo dopo il Q2 aziendale l'azienda, per quanto i numeri fossero positivi, non so neanche quanti di voi possa interessare sta roba, e comunque il mercato azionario non segue quello che fa l'azienda, ma va un po' alla cazzo di cane, e di conseguenza è crollato, e con me anche tutti i so e con lui anche tutti i sogni, delle mie speranze, e quindi niente, dobbiamo fare quello. Ah, in tutto questo, novità, ieri il mio cane è stato azzannato da un San Bernardo, maledetto, quindi oggi bisogna andare a fare la denuncia all'ASL, dichiarare che quel San Bernardo di merda è un cane che morde, e se continuerà così non so cosa possa succedere. Comunque niente, anche quello è programma, il mio cane sta bene. Non è colpa mia, ma è quello lì che si è liberato dal guinzaglio e l'ha morso sulla gamba, c'è un buco così, veterinario e tutto, mille casini. E speriamo che l'anelli si riprenda. Adesso i miei mi hanno inviato delle foto ed è poverina, indossa tipo una bandana, una maglietta, e ha il suo pigiamino e deve fare così per il momento. Magari tra poco chiamo e sento come sta. E se sta piangendo vuol dire che non è il massimo. Vabbè, ragazzi, noi comunque ci sentiamo dopo per i prossimi aggiornamenti giornalieri. Io adesso mi rilasso un due, vediamo qua. Quando magari metto il coperchio perché l'acqua non vuole proprio bollire, mannaggia lei. Io sto morendo di fame e qua mi vuol fare aspettare come al solito. E oh, dove sei? Qua? Sì, siamo qua. No, torna qua, torna indietro. Mi prendi? Oh, lei è perfetto. Che bravo che mi segue, addomesticato. Niente, ragazzi. Ah, in tutto questo devo ancora fare il Lego, ma non ho avuto un secondo di tempo per gestire anche quello. Devo fare pure quello. Ah, ragazzi, ieri è stata una giornata super intensa tra palestra, giri e tutto. Cioè, ormai è sempre tanti impegni. Non si molla niente. Ok ragazzi, ok, finito di lavorare, adesso sto andando alla Decathlon perché devo comprare il regalo di laurea, uno dei regali di laurea del Seba. E niente, avevo voglia di uscire e quindi andiamo a fare questa piccola commissione. Almeno faccio qualcosa, dai. Ragazzi, tipo me, quando vedo ste robe ho sempre stravoglia, mannaggia. Noi stiamo cercando delle tende tipo queste, della Fresh and Black, perché tipo dentro
sono oltre ad essere strascure, mantengono la temperatura e soprattutto d'estate questo fa una grande differenza. Però noi cercavamo una un pochino più leggera, perché questa mi pare che pesi 6 kg. Mi pare che sia sui 6 kg. Il problema di questa qua è che tipo è una di quelle che si fanno in 2 secondi quando la apri, quindi oltre a pesare un po' un botto, non è il massimo per gli scout come noi. Non sappiamo quale prendere, perché questa, di la verità, non è come pensavo, nel senso che si apre come una banale tenda, cioè non è una di quelle che si apre in 2 secondi ma ha una forma schifosa da chiusa. No, questa è normale. E ora bisogna capire le dimensioni dentro, perché c'è scritto per 2 persone, anche se per me pare 2 persone very comode, almeno per gli standard nostri da scout, ecco. Adesso sentiamo il gruppo cosa dicono e poi decidiamo. Niente ragazzi, ogni volta che vengo a Decathlon mi viene voglia di contare, spendere roba, cioè perché che non viene voglia di usarsi tutto lo stipendio in un negozio sportivo? Cioè dai, ma di cosa stiamo parlando? Ho dato un paio di arrosticini al fly perché stavo morendo di fame, ma non avevo tempo di cucinare. E adesso siamo a Santa Maria in Organo, qua in Piazza Isolo, perché apparentemente c'è tipo una un'opera teatrale però comica. Quindi adesso Albi e Giulio sono già qua, anche la Cata e la Bea, e ora entriamo. Mi ha detto mia mamma che ci sia il dispenser dell'acqua. Sì, è dentro là nel bagno. Ah, mannaggia, ma vi sappiamo, oddio, aspetta, secondo qua mi pare. Mia fanbase, saluta. Esatto, la fanbase. Abbiamo preso posto in modo molto d'agio. E niente, adesso mi sa che comunque, a parte gli scherzi, Albi, parliamoci seriamente. Io penso che qua l'età media sia tipo almeno 20 anni più di noi. Almeno 20 anni almeno più 40 di noi. Almeno 40. Però dobbiamo fare i sofisticati stasera, ragazzi. Ma non è una cosa, è una commedia, è una cosa per i bro, non è una cosa impegnata, per fortuna. Esatto. Non è un asciugone. Ecco, niente ragazzi, quindi oddio che riprese molto vicine. Vabbè ragazzi, comunque adesso noi ci sentiamo. 2 di notte, come al solito ora vado a letto. E serata molto tranquilla, qualche amico qua in giardino. Si è rilassata, però devo dormire, che domani abbiamo la laurea di un amico, quindi bisogna spingere. Domani mattina vado a fare colazione con gli altri. Mamma mia, ora devo assolutamente riposare. Mamma mia quanto sono stanco. I lavamenti, si va a letto e tutto. E noi ragazzi ci vediamo domani. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Numerosi che continuiamo a spingere. Ah, l'episodio di domani è molto speciale ragazzi, quindi non perdetevelo assolutamente. Mi spiace che a volte c'è qualcosa di più, a volte qualcosa di meno, però è questa la l'idea del canale sottofondo, cioè come vi ho già detto, vita di tutti i giorni, è la mia, è come la vostra, quindi a volte va bene, a volte va male, a volte c'è di tutto, a volte non c'è niente. Quindi la routine è questa ragazzi, noi la portiamo avanti con vigore e con rigore, soprattutto a registrare tutto, e basta. Mamma mia, ho bevuto un sacco d'acqua. Ci vediamo, dai.